Ci troviamo qui nella hall del centro congressi con Pietro Praderi, presidente della Lega Consumatori, una persona che è una dei più importanti a livello nazionale per quanto riguarda il consumerismo. Praderi, cosa ci puoi dire del momento che sta vivendo in questa crisi il consumerismo italiano e in particolare di questa sessione programmatica l'importanza delle carte qualità dei servizi? Il momento che stiamo attraversando e coinvolge il consumerismo italiano soprattutto perché 9 milioni di italiani sono in grave difficoltà, in condizioni di fragilità. Si usa dire faticano ad arrivare a fine mese. Noi siamo interpellati, per essere onesti dobbiamo anche ammettere che c'è un grosso handicap. Il consumerismo italiano fatica a esprimere posizioni unitarie, no? La Lega Consumatori da sempre, anche con ACU, con altre associazioni, portano avanti questo tentativo, intanto riescono anche a ottenere dei risultati significativi. Uno dei risultati significativi è questa conferenza dove indipendentemente dall'andamento c'è un dato di partenza molto importante, che i contenuti di questa conferenza sono dentro l'accordo siglato dalla conferenza unificata regioni e autonomie locali, quindi l'ANCI, la conferenza delle regioni e così via. E questo documento è molto importante perché propone le linee guida per fare le carte della qualità dei servizi rispetto a tutti i servizi locali, e in più propone anche i metodi per gestire i reclami e far partecipare i cittadini consumatori. E in questa impostazione le associazioni di consumatori che si vogliono impegnare seriamente in questa direzione portano a casa una base di partenza molto importante. Praderi, lei che è da anni che si occupa di questi temi, no? Come ha visto lo sviluppo e l'interesse crescente in queste associazioni di consumatori nel tempo? Nel senso che le associazioni di consumatori sono quelle istituzioni più apprezzate dai cittadini. È stato così sempre oppure c'è stati anche momenti di crisi? Potremmo dire che il trend è stato sostanzialmente positivo, c'è una evoluzione. Certo, ci sono anche state delle pause e delle crisi, però c'è questo paradosso. Mentre ci sono anche momenti di tensione per cui appare dall'esterno il consumerismo italiano una specie di composizione eterogenea e litigiosa, però in diverse occasioni siamo riusciti anche in modo peraltro agevole a costruire l'unità e quindi essere incisivi. E la Lega Consumatori, la mission della Lega dei Consumatori nell'ottica, nel panorama delle associazioni consumatori italiane, qual è? È di costruire un movimento educativo e sociale, e peraltro a fondamento cristiano, perché noi abbiamo questa collocazione culturale sostanzialmente, e noi riteniamo che questo sia anche un obiettivo per sviluppare e rendere anche moderno in certo senso la presenza delle associazioni dei consumatori. Peraltro non abbiamo noi solo questa caratteristica, credo che ci sono molte associazioni che oggi sono impegnate in questa direzione. Non ci basta apparire in televisione o fare azioni clamorose, bisogna costruire un rapporto con la gente, appunto, di movimento educativo e sociale. Grazie Praderi, buon lavoro. Grazie a te.